Io mi chiamo Claudia Franzen, sono tedesca, anche se vivo qui da 25 anni a Torino. Da un anno gestisco insieme alla mia amica Sabine questo locale che si chiama La Dolce Vita, che è una gastronomia e ristorante takeaway. Avevo fatto la scuola alberghiera in Germania. Sono venuta in Italia per esercitare perché pensavo che fosse il paese più adatto per imparare qualcosa in più. 25 anni fa nessuno voleva una giovane tedesca in cucina. Mi sono sposata e poi ho fatto un corso accelerato di traduttrice e ho lavorato per 25 anni come traduttrice. Adesso tocca a te. Io mi chiamo Sabine Schumacher, sono di origine orafa, ho fatto l'apprendistato anche in Germania e ho fatto l'orafa per tanti anni. Non sono di questo settore, ma i miei genitori hanno sempre avuto ristoranti e gastronomia e mi veniva molto familiare l'idea quando ho conosciuto Claudia o abbiamo parlato le prime volte della nostra idea che avevamo. Mi piaceva l'idea di ritornare. Io sono partita a fare questi corsi professionali all'ASCOM e avevo dei colleghi nel corso, di cui due forse avevano iniziato il MIP. E così ne ho sentito parlare, ho telefonato, e mi hanno fatto delle domande e ho capito che noi rispondevamo ai requisiti necessari. E però lì non avevamo ancora l'idea chiara di quello che volevamo fare. No, avevamo chiaro di voler aprire un locale, Sì. però non avevamo chiaro l'idea di aprire proprio un locale con specialità tedesche. Questo è venuto fuori lì, ci siamo Strada facendo abbiamo guardate. detto, ci siamo guardati, abbiamo detto, ma scusa, siamo due tedesche, perché non aprire un locale tedesco che non esiste ancora? No, quello che sicuramente è stato utile è andare avanti passo per passo, insomma, di dover scrivere nero su bianco quello che vuoi fare. E questo per noi è stato sicuramente utile e ha funzionato molto bene perché avevamo un tutor che era molto affiatato con noi. Siamo diventate Affiatato. amiche alla fine. E da una lezione all'altra noi dovevamo essere preparati, noi siamo anche molto obbedienti, allora che appena avevamo un compito l'abbiamo fatto fino in fondo e ci è costato molto, molta fatica già all'inizio. Però non fosse fatto questo percorso avremmo trovato ancora più Difficile, difficoltà, molto più sì. difficile. Perché il business plan che abbiamo fatto con la provincia, già avere la firma della provincia è una garanzia per una banca. Poi è comunque talmente dettagliato che il banchiere si dice banchiere, sì, si può rendere conto di quello che noi volevamo costruire e anche lui ci ha dato fiducia e ha convinto i suoi superiori per darci questo finanziamento. E per ora ha avuto fortuna anche Sì. lui, perché rispondiamo sia al nostro business plan che alle aspettative che tutti hanno come si Anzi, dice, forse abbiamo li abbiamo superato, forse sì. anche superati. Il giorno dell'apertura, a parte che tu veramente ti tuffi con la nostra attività col pubblico, ti tuffi in un'avventura e non sai né che cosa succede, tu non puoi immaginarti niente. Noi non avevamo un'attività che avevamo detto ok, entra un cliente, due, cinque e si sono. No, è proprio aperto, pieno. Perciò è stata una cosa per noi difficilissima da gestire, sia perché non sapevamo noi, ma non avevamo neanche il personale. Personale. E così siamo proprio cresciuti giorno per giorno. E anche che c'è un'altra cosa da dire, che secondo me non fossimo in due sarebbe stato impossibile sia per me che per Claudia, credo Sì, che. io essendo cuoca di professione mi occupo della cucina e Sabine fa tutto il resto. Eh già. Claudia appunto si occupa di cose che riguarda la parte culinaria e mi occupo
più che altro di coccolare i nostri ospiti, di accoglierli o di, anche di ascoltarli. Poi ci sono tutti i lavori che non sono così evidenti al cliente, che sono appunto tutta la cassa, la contabilità, i contatti con il commercialista. Con i fornitori. Poi ci sono tutti i fornitori. Questo per noi, che adesso vuol dire essere imprenditore, ci sono tanti lati positivi, ma ci sono anche delle rinunce, tante rinunce, tanta fatica. E anche la responsabilità che hai verso i dipendenti, che adesso abbiamo sette dipendenti part-time. Vista la variazione della gastronomia e il ristorante, abbiamo chiesto e ottenuto i permessi per costruire questo piccolo vagoncino, come lo chiamiamo, per aumentare i posti a sedere del nostro locale. E per adesso dobbiamo digerire questa novità che c'è da pochi mesi. Fra qualche mese ci possiamo riparlare per vedere che progetti avremo. Adesso non è escluso, con tutte le domande, diciamo, che ci arrivano, di aprire delle filiali anche a Milano, Genova, oppure anche a... non si sa. Ci mancherebbe in quel senso la parte proprio del manager, che noi non siamo. Allora, volendo fare altri passi, probabilmente una componente ci manca. Però ci intriga l'idea. Siamo delle socie perfette. Quello che non ha una, ce l'ha l'altra, insomma. No? È una delle parti più... No, sicuramente quello che dice Sabina è vero, che la nostra presenza, almeno di una delle due qua, è una carta vincente, perché rappresentiamo quello che facciamo.